Stato quotidiano, lunedì 24 febbraio 2014, siamo fuori la sede del Comune Palazzo San Domenico, c'è un gruppo di lavoratori della MUCAF, una cooperativa locale. Questo incontro, questa forma di protesta nasce per gli arretrati dal mese di aprile, dalla cassa integrazione. Ricordiamo che la MUCAF ha fatto domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità il 4 dicembre 2013, l'anno scorso è emersa una debitoria di 45 milioni di euro. Prego. Rappresentare la nostra difficoltà. Noi non percepiamo lo stipendio da aprile 2013 e non percepiamo neanche l'indennità di cassa integrazione straordinaria presentata il 7 di ottobre 2013 presso il Ministero. Quindi l'incontro che chiediamo è volto a sollecitare l'amministrazione pubblica nella persona del Sindaco affinché possa in qualche maniera non risolvere ma dare una mano a tutti quanti noi, perché riteniamo che questo sia un problema sociale. Sicuramente, salve, lei si chiama? Brigel. Non è un problema però del sindaco, no? Non è una problematica che deve risolvere il sindaco, però voi lo rendete, chiedete una sua sensibilità per il problema. Sì, sì, noi chiediamo al sindaco di darci una mano per far fronte a questa situazione. Con Mario, un lavoratore della MUCAF, ci parla della necessità principale dei lavoratori, oltre agli arretrati, anche quella dell'indennità per la cassa integrazione in deroga. Niente, volevo aggiungere che la nostra priorità momentaneamente è quella di prendere la cassa integrazione, che sono oltre 5 mesi. Poi in fondo andiamo a vedere, ci saranno altre cose, però la nostra priorità, ripeto, è quella. Grazie. Chiedete un tavolo, magari torniamo col signor De Enrico, un tavolo in settimana in prefettura? Noi chiederemo formalmente al sindaco di concederci la possibilità di incontrare il prefetto di Foggia, perché riteniamo che, come già detto prima, che questo problema della MUCAF, che forse fino ad oggi è stato un po' sottaciuto, è stato un po' non espresso in tutta la sua gravità, diventi un problema sociale. In un territorio, ripeto, sociale, quale quello della Capitanata e quello di Manfredonia, già fortemente martoriato. Per cui noi vogliamo dare un segnale che vada all'inverso di questa tendenza, vogliamo cominciare a ripartire con le nostre forze, con le nostre capacità, e come ha detto il Ministro del Lavoro Paoletti, che è il Presidente della Lega Coop, ci deve essere un'opportunità per tutti, anche minima, ma un'opportunità per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.